Buongiorno a tutti, siamo Anna e Otto e vi diamo il benvenuto nel nostro giardino, il nostro angolo verde esterno. Oggi vi parlerò di peonie che non possono mancare nei nostri giardini e ce ne sono di due tipi, la peonia arborea e la peonia lignea. Le arboree sono molto decorative e sono adatte per fare delle siepi in giardino perché con il loro fogliame leggero sono belle da vedere anche in assenza di fiori. Producono fiori molto grandi e profumati e il loro colore va dal bianco al rosato fino a diventare il bordeaux. In inverno vanno a sparire per poi riapparire in primavera ed è per questo che si chiamano arboree. Le peonie legnose invece, a differenza delle arboree, producono proprio veri rami legnosi dove in primavera ci saranno le gemme dei fiori e delle foglie. Ed ora io e il mio assistente Otto vi mostreremo come piantare delle bellissime peonie per il vostro giardino. Ragazzi, oggi c'è un vento spaventoso e io e Otto siamo selvaggi. Iniziamo i nostri lavori. Innanzitutto bisogna avere le peonie. Io ho scelto le peonie arboree. Dobbiamo preparare la terra, metterci dello stallatico pellettato perché è un concime naturale a lenta cessione. Io sto usando lo stallatico pellettato tercomposti. A questo punto dobbiamo mettere il terriccio, mescolarlo con lo stallatico e sto usando tutto fiori tercomposti. È composto da torbe bionde che arricchiscono il terreno di ossigeno, ottimali per le radici, e humus vegetale che apporta elementi nutritivi fondamentali per la crescita e la fioritura delle piante. Mescoliamo il tutto. Posizioniamo le peonie per vedere più o meno come stanno e poi cominciamo a fare la buca. Prendiamo la piantina, la mettiamo dentro, ci copriamo con la terra. Lo stesso lavoro lo facciamo con le altre. Io ho scelto questi colori perché sono armoniosi. Cerchiamo di mettere la terra un po' livellata. Dobbiamo dare da bere perché così il terriccio si appoggia bene alla terra e allo stallatico. Otto, vieni qua. Tra un po' vedremo crescere queste meravigliose peonie che abbiamo appena piantato, che ci regaleranno fiori meravigliosi. Ciao ciao!